Ciao, oggi ti presento Karu Fast 3. È una scarpa della categoria A3, massimo ammortizzamento. Pesa 311 grammi. Il punto forte di questa scarpa risiede nella tomaia. Karu, infatti, per la costruzione della stessa utilizza esclusivamente Air Mesh, ovviamente a tramatura differenziata a seconda che si voglia garantire traspirazione, ovvero contenimento del collo del piede e di conseguenza anche resistenza all'abrasione. Notiamo infatti che nella parte della punta del piede la tramatura dell'air mesh è molto larga, questo per offrire traspirazione e velocità di asciugatura del sudore. D'altro canto, nelle parti dove è necessario che il piede sia ben contenuto, ovvero sul collo del piede in via principale, notiamo l'utilizzo di una tramatura del mesh molto precisa, molto stretta. Questo fa sì che il collo del piede sia ben contenuto all'interno. Un'ulteriore considerazione da fare a completamento del discorso precedente è da farsi in relazione al sottopiede che sta dentro la scarpa. Infatti questo è costruito in parte in Eva per offrire un buon ammortizzamento, d'altra parte viene utilizzato un materiale a cellula larga per non ridurre la traspirazione, che è una delle caratteristiche principali della tomaia. Un cenno particolare vorrei farlo anche a proposito delle cuciture della scarpa. Infatti, Karu utilizza delle cuciture particolarmente piatte che si traducono in una insensibilità delle stesse sul piede, questo al fine di offrire sempre il massimo del comfort in abbinamento anche al fatto di evitare fastidiose abrasioni che si possono formare tra la cucitura e la pelle del piede, provocando di conseguenza brutte e poco piacevoli vesciche. Per quanto riguarda la forma di costruzione, Karu su questo prodotto utilizza una forma particolarmente magra, il che si traduce da una parte in precisione nel fitting, dall'altro in un ottimo comfort per il piede stesso che sta al suo interno. Il clou del prodotto lo troviamo nella costruzione dell'intersuola. Karu fa utilizzo del sistema Fulcru, che qui vediamo evidenziato nella colorazione verde all'interno dell'intersuola. Come dice il nome stesso, Fulcrum, esso si richiama al principio di funzionamento della leva. È un sistema molto semplice, se vogliamo, che ci comporta però alcuni vantaggi. Innanzitutto un miglior bilanciamento nell'appoggio fra la parte talonare e la parte dell'avampiede. In secondo luogo ci offre una miglior efficienza biomeccanica e come terza conseguenza una corsa più propensa a stare sull'avampiede, piuttosto che sulla parte talonare e quindi di appoggio. A chi consigliamo questa scarpa? Fondamentalmente a podisti di peso medio per ritmi di corsa tra i 4, 4,30 e anche sopra al chilometro. Ci sentiamo fondamentalmente di consigliarla a tutti coloro che vogliono provare delle nuove sensazioni in fase di corsa, vale a dire a chi vuole provare a correre sull'avampiede in maniera però molto naturale, senza doversi sforzare più di tanto. Infatti, il sistema Fulcrum con cui è costruita garantisce il passaggio dal tallone all'avampiede in maniera molto veloce, ma allo stesso tempo in maniera molto naturale. È veramente una scarpa da provare, ci sentiamo di consigliarla. Con questo è tutto, ti saluto e ti ricordo che il running da noi è tutta un'altra corsa. Ciao!